La cultura dell'alimentazione, altro spazio, appuntamento fisso di TRM H24 e questa volta lo approfondiamo e lo affrontiamo con il concorso METR dell'anno 2013 perché quest'oggi 12 e domani 13 marzo, anzi ieri e oggi 13 marzo, Policoro è diventato punto d'incontro per gli istituti professionali alberghieri e della ristorazione pubblici o privati del territorio nazionale che saranno lì con protagonisti 14 squadre, ognuna formata da due allievi, per preparare dei piatti, delle ricette flambè. Ma ci facciamo spiegare tutto meglio esattamente da Giuseppe Magno, che è fiduciario dell'associazione organizzatrice dell'evento, la MIRA, ossia l'associazione Metri Italiani Ristoratori e Alberghieri. Buongiorno e grazie per essersi collegato con noi, Magno. Buongiorno. Buongiorno a lei, insomma è iniziata questa manifestazione ieri che era 12 marzo, prosegue oggi 13, la preparazione di queste ricette al famblè con abbinamento di cibo e vino davanti ad una giuria tecnica, come sta proseguendo? Sì, sta proseguendo alla grande. Abbiamo diversi ragazzi preparati. Ci sono diverse scuole di tutto il territorio nazionale, i ragazzi sono veramente professionali e hanno dimostrato di essere preparati e andranno avanti sempre per avere degli obiettivi, raggiungeranno degli obiettivi sempre più alti. Diciamo che la MIRA ogni anno ha dedicato un concorso per i professionisti. Quest'anno per la prima volta ci siamo voluti rivolgere alle scuole alberghiere per valorizzare la figura del metro, ma nella figura dei giovani che devono intraprendere questo lavoro. Per le profonde trasformazioni che hanno caratterizzato la società in questi ultimi anni, ci hanno indotto a determinare cambiamenti nei gusti e nei costumi. Quindi, la MIRA ha ritenuto di inserire nel contesto della ricezione turistica alberghiera questo, concorso. Bene, insomma, ci sono preparazioni di piatti nelle quali preparazioni si possono utilizzare, si può utilizzare la pasta nell'elaborazione di un primo piatto ed è consentito usare paste di qualsiasi formato e varietà fresca o secca. Mi chiedevo, insomma, c'è anche unito al consorzio in qualche modo l'utilizzo dei prodotti tipici locali? Sì, certamente l'utilizzo dei prodotti tipici locali è stato uno degli elementi chiave per la realizzazione di questi piatti. Naturalmente non possiamo non pensare all'olio extravergine d'oliva delle diverse zone di produzione, la pasta stessa del grano Senatore Cappelli, che è stato, uno degli elementi cardini per la preparazione di questi piatti. E poi di tutti gli ingredienti del territorio. Vogliamo dare risalto anche ai territori, sia della Basilicata sia delle altre regioni, perché il concorso è a livello nazionale, quindi Certo. ogni regione ha ritenuto opportuno di selezionare questi prodotti tipici. Abbiamo utilizzato anche prodotti biologici e le hanno preparate al flambé per dare, questo risalto e questa grande scenografia che da un po' di anni si stava perdendo. Ecco, Quindi noi vogliamo. da quanti territori sono arrivati gli Sono, allievi? diciamo, so, sono più di 10 squadre, stanno venendo dalla Sicilia, dal centro-sud, perché questa branca di concorso è stata dedicata al centro-sud. E Policoro, essendo io fiduciario di Basilicata, ho voluto fortemente che fosse, la location fosse, Policoro, perché io abito qui e quindi ci tenevo tantissimo affinché questi miei colleghi, insegnanti di scuola alberghiera e ragazzi partecipanti venissero da noi. Quindi abbiamo cercato di dare anche una grande accoglienza come siamo abituati a fare. Quanti sono più o Siamo meno i qui partecipanti? all'hotel HR. Quanti sono più o meno i partecipanti? Le squadre sono 10, sono 20 ragazzi, di cui si dividono 10 per il servizio di sala, quindi al flambè, 10 per il vino. Quindi ogni ragazzo deve
deve preparare un piatto alla lambada e deve anche fare una scheda tecnica con degustazione, gusto olfattiva davanti a una giuria certo. tecnica. La giuria da chi è formata? Una cosa molto molto importante. La giuria da chi è formata? La giuria c'è il vicepresidente Amira Giovannangelo Pappagallo, abbiamo avuto lo chef De Muro che dell'associazione Cuochi Lucani, abbiamo dei giornalisti, abbiamo avuto Giovanni Martinucci ieri e oggi Angela Di Vincenzo, poi abbiamo Enzo Tito, direttore d'albergo, e diciamo, a rotazione abbiamo anche altri personaggi che diciamo, ci danno sostegno in questa valutazione gustofattiva. Si concluderà l'evento questa sera, immagino? No, visto diciamo, la distanza di alcuni concorrenti che vengono dalla Sicilia, da Pachino, faremo diciamo, terminare l'evento di pomeriggio. Nel pomeriggio, quindi nel pomeriggio sì. Si saprà il vincitore. Sì, adesso diciamo, l'ultimo concorrente sta già gareggiando, alla fine ci saranno diciamo, le valutazioni, faremo delle premiazioni e offriremo un pranzo, diciamo, anche di saluto per queste persone certo. che hanno fatto tanta strada per venire da noi. Lei è anche in giuria, signor Magno? No, io sono diciamo, il fiduciario che ospita l'evento e non posso essere in giuria perché sono delegato esterno per tanti altri lavori. Quindi ci può dire qual è il piatto che lei ha preferito? Ancora non glielo posso dire perché la giuria non si è espressa. Certo. Lo faremo sapere una volta che sarà ufficializzata la cosa. Adesso non potrei parlare a priori anche perché non ho elementi precisi per poter diciamo, definire. Quindi non ha degustato nel frattempo che gli allievi preparavano? Io ho visto diciamo, tutte le preparazioni perché sono stato a fianco ai ragazzi che hanno preparato, però non ho partecipato alla degustazione. Ecco, il premio quale sarà per il vincitore? I ragazzi andranno a fare una finalissima a Grado che si scontreranno con il centro nord, noi siamo il centro sud, quindi con il centro nord e da lì diciamo ci saranno delle borse di studio tra i vincitori. Non solo, tutti i ragazzi partecipanti sono automaticamente iscritti alla MIRA. Quindi ah, perfetto. Hanno ricevuto gadget, avranno diciamo dei diplomi di merito. Faremo in modo che anche le scuole valorizzino questi ragazzi durante i loro esami, eccetera. È chiaro. Da quanti anni va avanti questa manifestazione, signor Magno? La manifestazione già va avanti da 30 anni. Quest'anno per la prima volta abbiamo voluto staccare una sezione dedicata ai giovani, quindi l'abbiamo intitolata Metro Junior del 2013. Quindi da quanti anni, diceva? Da 30 anni. Da 30 anni? Sì, quindi è una tradizione un po' storica. Eh beh sì, 30 anni insomma sono tanti e servono insomma per promuovere i territori, per promuovere i prodotti tipici delle varie zone d'Italia, che poi è bello possano insomma incontrarsi in un luogo come può essere Policoro, come possono essere altri luoghi d'Italia, in maniera tale anche da confrontarsi, pur mantenendo le proprie tipicità, confrontarsi anche sui metodi di preparazione dei piatti, perché tutto ciò può arricchire la bontà dei piatti altrui. Ecco, questa quindi una motivazione credo importante per portare avanti questo tipo di manifestazione, questo tipo di eventi, che ha detto che si concluderà questo pomeriggio alle 15 e poi il prossimo... Adesso ci sarà un break, i ragazzi certo. daranno un caffè, delle torte, dei pasticcini e poi continueremo il discorso. Questo evento è stato diciamo promosso dalla MIRA, ma ho avuto di contorno parecchi collaboratori, quindi diciamo iscritti. Devo riconoscere che l'azienda che ci ha ospitato, quindi l'Hotel HR, è stata una location veramente eccezionale. E abbiamo avuto anche delle cantine del territorio, abbiamo degustato nella cena del 12, dove c'erano circa 100-120 persone, i vini del nostro territorio, i vini Marino, i vini del consorzio della DOC Matera, ci sono certo. stati dei formaggi tipici di Salandra, abbiamo dell'azienda San Felice di Piero Terranova,
le istituzioni vi hanno dato una mano, peperoni signor di Magno? Senice, prego. Le Allora, istituzioni. le istituzioni, se me lo consente, sono stati presenti, ho voluto che ci fossero, però visto i tempi non, Non felici. diciamo che sì, non, non hanno potuto fare grandi cose, diciamo che sono stati, hanno fatto solo la presenza fisica. Certo. Io ho avuto, diciamo, la collaborazione di parecchi sponsor che mi conoscono, riconoscono, diciamo, la mia operosità, la mia operatività, quindi, diciamo, la mia professionalità in altri momenti, e quindi hanno voluto che la cosa andasse avanti e si svolgesse nel migliore dei modi, dandomi dei prodotti per, diciamo, sia la cena del 12 che il pranzo del 13. Devo ringraziare la Mar, che è un'azienda distributrice di prodotti alimentari, e Bene, quindi mi insomma, ha fornito quasi tutte le merci, quindi, tanti, diciamo, ne leggo veramente tanti qui sul comunicato stampa, insomma, un bel parterre di sponsor privati che le hanno dato una bella mano sì, solo coloro e che mi che. conoscevano personalmente e hanno voluto darmi supporto in questo, perché ci tenevo a fare Chiaro. della figura Basilicata, è sempre stata una regione che manta, diciamo, l'ospitalità, quindi. E allo stesso tempo loro hanno trovato modo anche per promuovere i loro prodotti. Bene, insomma. Certamente abbiamo dato degli spazi giusti affinché ci sia un ritorno di immagine, anche perché veramente lo meritano, devo essere sincero. Quindi. Perfetto, signor Magno. Insomma, complimenti e in bocca al lupo per il proseguo della giornata e grazie per aver dato dei contenuti al nostro spazio, la cultura dell'alimentazione. Certamente. Io ringrazio voi, sono, diciamo, a vostra disposizione per qualsiasi occasione in cui vorreste, diciamo, invitarmi a dire la mia, diciamo, in Certo. campo alimentare e enogastronomico. Grazie per la sua collaborazione. Il nostro spazio cultura dell'alimentazione finisce qua. Diamo la linea alla regia.